Salve ragazzi e cari amici del web, sono Andrea Bruno, in questo momento mi trovo in Indonesia a Yogyakarta. Il posto è molto interessante, sono appena giunto qui e mi trovo nei pressi della stazione, è notte, farò un breve tour perché veramente il posto è molto bello, ho già viaggiato l'Indonesia in vari posti molto esotici, anche il Borneo. E devo dire, un posto così autentico non l'avevo mica trovato, questo è proprio veramente bello. Siamo nell'isola di Java, all'incirca a metà, è un posto molto turistico per i templi, ci sono dei templi buddisti e dei templi induisti veramente eccezionali qui negli intorni, a livello mondiale patrimonio dell'UNESCO, e che sono, se non i più antichi, tra i più antichi esistenti. Ecco, abbiamo il posto veramente dal punto di vista culturale molto interessante. Adesso vi accompagno in questo tour virtuale notturno. Ho incominciato volutamente da qua perché qui ci sono gli hotel e vi voglio mostrare, perché gli hotel sono tutti molto belli, caratteristici, hanno... Questi qui sono i loro mezzi di trasporto, i taxi, bicicletta, ce ne sono veramente di coloratissimi. Adesso, per quanto riguarda gli hotel, veramente ne ho visti diversi oggi, anche prima non avevo prenotato, ne ho girato tantissimi e devo dire ne ho scoperto qualcuno veramente molto bello. Poi vi farò vedere in separata sede con altre immagini quello che è il discorso degli hotel. Adesso facciamo solamente una panoramica così vista dal fuori. Guardate anche questo hotel bello in legno e muratura, intarsiato. Molto caratteristico. Infatti io stavo pensando, adesso mi sono messo in un posto che non è vicino a questa zona, ho trovato un hotel molto tranquillo, bellissimo, e non so se rimarrò lì perché ho visto questo qui di legno, poi ce n'è uno con uno stile suo molto particolare che mi piace tantissimo, per cui non so domani se cambio hotel o rimango dove sono. Boh. Guardate qua, abbiamo dei murales, i famosissimi murales indonesiani, famosi in tutto il mondo per il loro stile, sono anche stati ripresi, disegnati sulle t-shirt e le magliette. E adesso ci buttiamo in mezzo ai negozi, nella parte, anzi volevo, prima di farvi di buttare in mezzo ai negozi, voglio far vedere una cosa proprio caratteristica. Cioè, guardate qua, vabbè, quello è un box della polizia lungo la strada, lì abbiamo la ferrovia scorre in alcuni tratti in mezzo alla strada, sembra un po' il trenino del Bernina a Tirano che cammina in mezzo alla strada insieme alle macchine. Qui abbiamo un po' la stessa cosa, praticamente abbiamo la ferrovia sulla strada che entra in stazione ed è, per alcuni tratti cammina proprio insieme alle macchine. Adesso il giro si farà più interessante perché adesso andremo a vedere la parte dei negozi, la parte più bella, più caratteristica. Io non ci sono ancora stato, ve lo dico subito, ho chiesto il posto a un albergatore e me l'ha indicato, adesso ci passiamo. Comunque ecco qua, qui abbiamo i colori dell'Indonesia, dei vestiti, abbigliamento, dei bellissimi copricapo. Se avete bisogno di un copricapo indonesiano, qui veramente ne trovate di molto interessanti. Vado avanti molto lentamente in modo... Ecco, guardate, qui abbiamo delle bellissime camicie molto colorate, il prezzo si aggira, questa qui costa 2 euro, l'altra meno, abbiamo proprio dei prezzi stracciatissimi e dei colori molto belli. Veramente bisognerebbe venire qua, aprire un commercio con questi qui perché hanno prezzi stracciatissimi
colori molto originali e caratteristici. Questi non hanno ancora pensato di vendere via eBay, perché queste cose così molto caratteristiche via eBay si potrebbero vendere molto bene. Qui abbiamo un negozio di, non so se dire di souvenir o che cosa, abbiamo all'interno il copricapo da esploratore, diverse cose, oggettistica. Adesso giro, qui abbiamo il reparto, braccialettini, collanine, amuleti. Andiamo avanti. Ecco, come potete vedere è notte, però siamo in un bazar, a cielo aperto. Qui abbiamo l'oggettistica di legno, molto belli, che è rarissimo al giorno d'oggi trovare dei giocattoli di legno. Guardate qua che belli, elicotterini, gli aeroplanini. Quando sono stato nel Borneo, al confine tra Indonesia e Malesia, in un posto dalle parti di Bau, ovviamente lì sei in culo al mondo, è anche pericoloso andarci. Lì ho trovato dei giocattoli fatti dagli indonesiani, fatti con il recupero delle lattine della Coca-Cola, della Fanta, ma fatti benissimo, aeroplanini, macchinine, addirittura le riempivano di... gli mettevano dentro della benzina e camminavano, ci avevano fatto anche il motore, ecco. Qua abbiamo qualche cosa di simile, guardate, delle biciclettine fatte a mano, sono delle coppie proprio identiche, le fanno modellando metallo e sono lavori artigianali, il valore del fatto che siano fatti a mano. Ecco, qui troviamo del vestiario molto bello, particolare, secondo la tradizione musulmana. È veramente, di posti ne ho girati tanti, però un bazar così bello e una città così affascinante è difficile da trovare. Infatti ho fatto bene a venire qui a Java. Inizialmente ero tentato di andare a fare un girettino nelle parti più turistiche, ma ho pensato poi, andare a Bali non è nel mio stile, non mi sarebbe piaciuto, perché Bali è il posto dove ci vanno i turisti, cosa vai a fare? Cioè, allora pertanto così vai al mare in Italia, no? Vai alle Canarie, vai sul Mar Rosso, cosa ti cambia, il posto turistico? Invece qui abbiamo optato per un posto più autentico, un posto poco conosciuto, turismo interno, non ho ancora visto uno straniero dalle sembianze occidentali. E qui veramente troviamo tante oggettistiche caratteristiche con i colori. Guardate qua, questo qui è il famosissimo carretto, un carretto indonesiano, è lui, guardatelo, la riproduzione. E qui si vede anche che passa per le strade. Giro, continua. Guardate qua, dei centrini bellissimi fatti a mano. Ecco, stanno mettendo via perché è tardi, ormai è notte inoltrata. Ecco qua un altro negozio di camicie. Guarda qua, addirittura le ciabattine con i colori tipici di Java, hanno anche le ciabattine. Ecco qua, le vestaglie, non si capisce se siano da donna o da uomo, perché qua anche gli uomini vanno in giro con la vestaglia. Guardate questa qua, che bella. Goim, andiamo. Bellissimo anche
questo porticato con questa musica tipica che ti accompagna, ti fa immergere nella situazione. Bello anche, guardate questi scorci, questo qui col... si è pitturato il cappellino del colore della bicicletta per essere più trendy. Ecco, abbiamo la biciclettina, no, ma eccolo qui che ve l'avevo detto, che c'è un carretto, un carrettino, guardatelo. Dove l'ho trovato un altro carrettino qui? Qui è veramente bello, molto meglio di Giacarta o altri posti che ho girato qui nell'Indonesia. Qui veramente questo posto qui mi ha affascinato. Ecco, qui abbiamo le riproduzioni dei templi. Abbiamo anche, guardate qua anche che bello, abbiamo i teschietti. Ecco, queste qui sono le riproduzioni dei templi millenari che ci sono qua attorno, poi ve li mostrerò in altre immagini. Eccoci qua, il giro. Il giro continua, andiamo, andiamo. Eccoci qua, i volti tipici. Vi porto in un full immersion. Vi faccio mettere anche voi le mani in pasta. Eccoci qua. Qui abbiamo anche dei succulenti pranzettini, se volete mangiare qualche cosa di fatto con le manine. Fatto con le manine da fata. Ecco, abbiamo anche la cucina etnica. Qui veramente c'è un po' di tutto. Eccoci qua, il giro nel bazar. Ok, cari amici del web, io adesso vi saluto a tutti quanti e ci sentiamo alla prossima.